L'assessora regionale all'università e ricerca Alessandra Nardini e l'assessore regionale alla promozione del sistema produttivo Leonardo Marras hanno visitato il polo tecnologico di Pontedera che insieme a quelli di Lucca e Navacchio è in procinto di unirsi in una nuova società come da input ricevuto dalla regione toscana. La società si chiamerà Novia e i tre poli si aggregheranno offrendo una serie di servizi ma mantenendo anche una loro autonomia operativa. Questi servizi sono destinati ai tre poli e alle aziende del territorio per quanto riguarda la ricerca di nuovi bandi, finanziamenti e formazione. E questo è lo strumento, proprio l'innovazione, perché ciò che c'è davanti e che ci mostra uno scenario davvero molto complicato possa essere aggredito attraverso l'investimento e che produca il trasferimento tecnologico, la vivacità nel mercato e nelle imprese toscane. Nardini e Marras, dopo aver ascoltato i progetti sullo sviluppo del polo tecnologico e del Dente Piaggio di Pontedera, hanno visitato le numerose start-up presenti nella struttura. Pontedera ha una storia ovviamente di città industriale, ma ha saputo coniugare in questi anni tradizione e innovazione, quindi ha saputo anche svilupparsi sul lato della formazione, dell'innovazione, della ricerca, dell'università, della cultura. E dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio regionale, ovviamente vogliamo sostenere questo percorso che Pontedera, ma la Valdera tutta, la provincia di Pisa, stanno facendo perché rappresenta un esempio assolutamente virtuoso all'interno del panorama regionale.